Well, hey coach, ben ritrovati da vostro Andrea Nicronton in questo nuovo episodio di UK Watch Blasters. Oggi siamo in un nuovo extra, vi farò vedere come prendere Sailor Nyan. Ovviamente per Sailor Nyan ci sono anche altre monete da scansionare come per Macho Nyan. Questi QR code si trovano su Blasters UKpedia. Ci sono tantissimi altri codici QR, ne ho trovati altri che non ci sono su Blasters UKpedia e ve li mostrerò man mano nel corso delle prossime settimane qui sul canale. Magari ne faccio 2-3 per settimana, poi vediamo come si evolve la cosa. Però intanto, come prendere Sailor Nyan? Ovviamente andiamo all'ingresso, parliamo con Banz e andiamo su scansione codice QR. Ovviamente io, avendolo già fatto, facciamo un Inception. Guarda che roba, guarda. Bellissimo. Io, avendolo già fatto, non ho bisogno di rifarlo. Però vi lascio i codici. Sono due pagine, perché sono 10 codici. Quindi attenzione, tanto c'è scritto pagina 1 e pagina 2. Quindi, con calma, ci sono 10 secondi di tempo. Ve li vedete con calma. Non vi preoccupate. Una volta scansionati andiamo sulla terrazza e le proviamo nella slot Kai. Io vi ricordo sempre di usarle i giorni che avete più slottate. Io oggi ne ho 5. Cominciamo? Cominciamo. Vai così. Questa volta è blu. Cicalama! E va bene, non può sempre andarmi bene la prima volta come Macho Nyan, no? Cicalama! Vai, uno in meno. Andiamo, chance più due. Questa volta è rossa. Ultra talismano forza. Buono. Chance più tre. Oh, attenzione, ancora nulla. Robo pugno F. Potrebbe essere interessante. Più di tre purtroppo non va, però abbiamo sempre la possibilità. Ragazzi, va male oggi, va malissimo. Anche ancora blu, wow. Ok, è un nuovo giorno, vediamo se la fortuna oggi mi arriderà o mi volterà le spalle. Ho tre slottate, però abbiamo chance più tre, quindi questa chance rimane. Ce la facciamo? Ce la facciamo! E vai! Al sesto tentativo, Sailor Nyan salta fuori dalla capsula. Che begli occhi! Ma che poco, quando mai? Ti sosterrà con tutte le mie forze, dolcezza. Sailor Nyan! Ah, non... salpiamo! Come faceva anche prima. Vuoi rinominare Sailor Nyan? No, però vorrei vedere che soprannomi ha. Ovviamente andiamo in maniera casuale. Marinian, Ondinian, Oceania, Rosina. Beh, Ondinian potrebbe essere carino, ma Sailor Nyan lo lasciamo tanto. Ah, sotto a lei c'è il rosso, ok. Va bene, ho altre due slottate. Andiamo un po' con questa Vortex, che non credo faccia uscire yokai, però qualcosina troviamo comunque. E comunque sia, poi vedrete. Sailor Nyan è un'ottima guaritrice. Non so se sarà migliore di Komasan. Eccola qui. Ha Femmimiao come attacco, guarigione, cerchio curativo e attacco. So che impara una mossa a un livello alto, però PS extra curati a uno yokai in pericolo. Ha anche abbastanza spirito. Komasan di spirito, anche perché hai la bacchetta magica. Quindi fa tanto, fa. Se no sta tipo a 80 più o meno. Sailor Nyan, vorrei provare a farla salire di livello. Ad ogni modo, non so se la porterò in squadra, però la farò salire di livello per vedere, insomma, più o meno come si comporta anche con Komasan e gli altri.
Bene, per questo video è tutto, Kuj. Questo era come prendere Sailornian su Yo-Kai Watch Blasters. Ringrazio ancora una volta i ragazzi di Blasters Yokapedia che hanno appunto scansionato i codici QR. Sicuramente per questo Yo-Kai ce ne sono altri, ma non ne conosco al momento. Quelli che ho trovato vi rimetto comunque sia, ve li rimetto ancora una volta. Io come sempre vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione se volete raggiungermi sui social, Twitter e Instagram, dove pubblico di continuo. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!